Il calcio è uno dei giochi più antichi e più amati. Basta un pallone e può essere giocato anche in mezzo alla strada. La storia di questo bellissimo sport è raccontata nel manuale Il calcio e semplicità, scritto da Agostino Di Bartolomei per il figlio Luca. Il capitano del secondo scudetto giallorosso ha lasciato un inno al calcio pulito, al rispetto delle regole e all'etica del gioco, e alle parole di Agostino si mescolano le immagini originali dei bozzetti degli schemi di gioco. Il destinatario di questo manuale, Luca Di Bartolomei, ne ha voluto la pubblicazione per Fandango Libri. Il libro è stato presentato presso l'auditorium di Campus X. Abbiamo deciso di far pubblicare il manuale del calcio appena lo abbiamo ritrovato in questa maniera un po' rocambolesca. Il messaggio che arrivi ai lettori spero sia soprattutto quello che riguarda l'etica sportiva, il rapporto fra il calcio e la cultura che questo sport, che è allo stesso tempo un veicolo di arricchimento personale e all'interno, diciamo, di una squadra come di una collettività, appunto di comune, arrivi a tutti i bambini. C'è bisogno di veicolare con lo sport dei messaggi positivi e lo sport è il veicolo per arrivare ad avere un rapporto con dei bambini, con la società più sano. Come pensi che sia cambiato il calcio in questi anni? Ti piace il calcio di oggi e pensi che piacerebbe ad Agostino? Ma il calcio di oggi è un calcio che piano piano sta migliorando rispetto ad alcuni momenti bui che abbiamo vissuto negli anni passati. È un calcio che ha molti problemi, come ha sempre avuto molti problemi lo sport e tutte diciamo, le dinamiche sociali che collettive. C'è bisogno però che questo sport, c'è bisogno che il calcio e lo sport in generale riescano a recuperare quel fattore di positività che deve essere inserito all'interno del messaggio che tutto questo porta. E soltanto in questa maniera si riuscirà davvero anche a costruire, attraverso lo sport professionistico, una società migliore. Lo sport sicuramente ha una grandissima funzione formativa, se ne fa un uso corretto nelle scuole e nelle università italiane? Assolutamente no. Io credo che si potrebbe fare molto, ma molto di più. Insomma, l'Italia purtroppo non ha una tradizione in questo senso. In Italia, lo sport si è sviluppato soprattutto attraverso le società sportive, quindi i club, i circoli, le associazioni. Invece non ha avuto questa tradizione di entrare nella scuola e oggi paghiamo un po' le conseguenze di ciò, perché vediamo che molti sport cosiddetti minori, in primo luogo l'atletica. L'atletica negli altri paesi si cresce, si sviluppa soprattutto se non solamente nella scuola. L'atletica leggera italiana è in fortissima crisi e proprio per questo. Quindi io auspico che il futuro governo del CONI possa dare una risposta forte questa volta a questa mancanza grave che esiste nello sport italiano. Il manuale, oltre a voler essere testimonianza e auspicio per uno sport che sia sinonimo di solidarietà e fair play, ha un intento benefico. I proventi finanzieranno infatti la ristrutturazione di un centro sportivo gestito dalla Onlus Calcio Sociale, che si occupa di giovani con problemi e disabilità psicofisiche. Qui l'agonismo torna a essere divertimento e gioco.